Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo nell'area naturalistica di Fondazione Oasi, all'interno del Parco Naturale del San Bartolo, un luogo magico che vi faremo conoscere e vi faremo scoprire se non lo conoscete e non l'avete scoperto già, perché in questi giorni si sta tenendo qua all'Oasi la EcoFest, che è stata preceduta da una lunga nottata nella quale si è partecipato alla festa internazionale della musica, con una sequenza di artisti che si sono esibiti sul palco violino. Il programma va avanti ancora per 2 giorni, noi siamo proprio nel cuore di questa festa, di questa EcoFest, e siamo qua per raccontarvela attraverso le parole soprattutto di quelli che hanno voluto quest'area, hanno voluto questo posto, hanno voluto questo luogo così intenso, così vicino alla natura e alla salvaguardia e al rispetto del pianeta. Deve necessariamente tener conto del contesto amatoriale con cui si fa musica, dall'altro col presidente Claudio Balestri, ideatore ma soprattutto animatore assoluto di Fondazione Oasi, è sempre presente quando ci sono le iniziative e chiaramente è presente in questi 3 giorni della EcoFest che è iniziata ieri, prosegue oggi e continuerà fino a domani. Presidente, come sta andando questa festa? Sta andando molto bene, siamo contenti. Ieri sera era un muro di nebbia, non si riusciva a vedere il mare. Poi si è alzato, è arrivata una serata bellissima, poi abbiamo visto un'alba, perché c'era dal tramonto all'alba, ed è stata veramente una serata magica. Tutte le persone che sono rimaste, che poi hanno dormito qua, beati loro, noi abbiamo fatto H24, ma con grande soddisfazione e con grande piacere. Oggi un'altra giornata importante, questa sera invece il tramonto ha esploso tutti i suoi colori e siamo qua a godersi la serata, a godersi il coro di questi meravigliosi ragazzi e poi le altre iniziative che seguiranno, la musica, sempre in questo contesto veramente gradevole che abbiamo la fortuna, il piacere di poter, così come dire, essere i promotori, essere coloro che lo gestiscono temporaneamente, perché siamo qua di passaggio in questa terra, però in questa parte del passaggio dobbiamo avere il rispetto per la natura, il rispetto per l'ambiente, il rispetto per gli animali. È un messaggio che lo portiamo avanti con forza, lo ripetiamo costantemente. Le persone che vengono e sono venute qui hanno dato un loro contributo, ci aiutano, ci assistono, abbiamo un progetto importante, pianta una pianta per salvare il pianeta. Ecco, non mi dilungo perché non voglio portare via troppo tempo, essere magari così un po' troppo noioso nel racconto, però veramente ho visto delle persone ieri sera e in particolar modo questa sera a fotografare perché e a godersi questo meraviglioso territorio. Ricordiamo che questa è la porta nord di Pesaro, delle Marche, è il primo promontorio che abbiamo da Trieste in giù, come Raffaella Carrà citava nella canzone. Ecco, vedete, lo dico con entusiasmo ed è lo stesso entusiasmo che i collaboratori ci mettono nel dare un'assistenza, un servizio per il piacere di trascorrere queste giornate. Direi un grazie a tutti, un grazie anche a voi come televisione,
che ci avete dato voce, continuate a darci voce, a darci spazio, che è importante, perché voi raggiungete le case, raggiungete le famiglie e il messaggio arriva nelle famiglie di avere sempre grande attenzione al rispetto della natura e dell'ambiente. Non buttiamo una carta, non buttiamo della plastica, non creiamo un problema al mare. Noi ce l'abbiamo, è bello, è qua davanti. Vedere una bottiglia che galleggia in mezzo al mare non è una bella cosa. Ecco, solo per portare un esempio. Dobbiamo avere rispetto. Grazie Paolo per il grande supporto, il grande lavoro, la tua grande pazienza, la tua professionalità e anche, posso dirlo, oggi è la tua giornata. E quindi nonostante questo, ieri sera abbiamo passato la mezzanotte, eri qua, non hai mollato fino al mattino e poi siamo ancora qui. Grazie a tutti voi che ci seguite, a tutti voi che seguite Tele Rossini. E quindi grazie, veramente piacevole. E il presidente faceva riferimento al fatto che in effetti oggi è il mio compleanno, ma devo dire la verità, credo che sia uno dei compleanni trascorsi nella maniera più incredibile, più insolita e più di soddisfazione possibile, quella trascorsa qua. E anche io non è che lo dico per fare un complimento, ma lo dico semplicemente perché sicuramente un compleanno così insolito, così intenso, non mi capitava sicuramente da mai. Ma torniamo a ragionare un po' su Fondazione Oasi, perché naturalmente i telespettatori di Rossini TV, anche grazie al fatto che Rossini TV segue le vicende di Fondazione Oasi da qualche anno, conoscono già, però va ribadito ogni volta e va risottolineato. E allora vorrei aggiungere qualcosa, vorrei che lei aggiungesse qualcosa sul fatto che non è solo EcoFest, non sono solo queste tre giornate che permettono a chi vuole di venire a scoprire questo angolo di paradiso, ma c'è un calendario articolato che in quest'estate 2024 propone diverse iniziative, diversi momenti, e tra cui alcuni anche imminenti. Paolo, per te è stata una giornata speciale. Oggi c'erano anche degli sposi. Abbiamo avuto il piacere di avere una coppia di sposi che volevano farsi le fotografie insieme ai nostri cavalli, insieme ai due nuovi arrivi, le due vitelline, insieme ai due asinelli. Ecco, è una famiglia di animali, di quadrupedi, perché di questo si tratta, che alimenta quotidianamente il vivere di questa zona, di questa oasi. Ecco, il calendario: martedì, giovedì abbiamo le serate, iniziano con yoga, pilates e poi inizia Paolo con le sue interviste ai poeti, scrittori, dove vengono commentati alcuni brani, ma soprattutto è il contatto diretto, la presenza diretta dello scrittore che lo racconta, che spiega il perché è arrivato a scrivere quel libro. Ecco, momenti culturali, e lo abbiamo definito la cultura nella natura, perché siamo in mezzo alla natura. Ieri sera c'è stato un bellissimo racconto che parlava proprio degli aspetti della natura, del rispetto. Diciamo che cerchiamo di far vivere con tante iniziative. Ecco, il 5 luglio un altro momento importante sarà la Notte Rosa. Tutta la riviera adriatica esplode di colori, non solo del rosa, e poi a mezzanotte ci sono i fuochi. Ecco, noi quei fuochi li vedremo dall'alto. E poi abbiamo una notte magica che sarà il 20 luglio, tutti vestiti di rosso. Rosso di sera, bel tempo si spera. Ecco, noi chiediamo alle persone di venire con un abito rosso, una camicia, una t-shirt, quello che sia, un bel abito da sera rosso, e sarà un'altra serata magica per poi avvicinarsi al mese di agosto, dove
avremo un altro momento di incontro con Fluxo, che è un'organizzazione di Rimini che fa delle pratiche motorie olistiche. Poi dopo avremo invece la fase conclusiva, l'ultima serata, che è la notte di San Lorenzo, e lì sotto le stelle andremo ad ammirare ognuno di noi esprimendo un desiderio della stella cadente che vede. Ecco, questo è tutto, questo lo facciamo non diciamo per un scopo di lucro, perché la nostra è la fondazione Onlus, lo facciamo per raccogliere dei fondi, ma anche e soprattutto per sensibilizzare le persone ad avere un rispetto del luogo. Ieri sera c'erano tantissime persone, come anche oggi, un pezzo di carta per terra, una bottiglia di plastica, niente. Il parco è rimasto identico a com'era. Questo è un grande senso di civiltà e di rispetto della natura. Lo dobbiamo fare sempre, ogni giorno. Vicky Siriopoulos, la moglie di Claudio Balestri, e ovviamente anche lei animatrice di questa fondazione, e ho pensato un po' che cosa potevo chiederti per, così, per darti il via, e beh, cosa posso chiederti? Un posto come questo, pieno di colori, è il regno dei colori. Colore è la vita, colore sole, colore luce, no? E in questo posto qui c'è un'energia di colori pazzesca, e lo senti in ogni momento dell'anno. Adesso ci sono ancora le ginestre, poi questo momento qui del tramonto, dove è pieno di un colore, cioè di allegria, di terra, di vivacità, di rispetto anche, perché i colori sono anche i colori del rispetto, i colori della natura, quelli che dobbiamo imparare a portarceli dentro e far sì che ci guidano nelle nostre scelte di vita, per vivere meglio noi e permettere agli altri e al nostro futuro di essere migliore. E questo è un posto che questo te lo insegna per davvero. Siamo noi a selezionare i colori in base alla nostra sensibilità, oppure è meglio che stiamo così, in, come dei radar, a vedere quali colori ci arrivano e ci colpiscono? Inconsciamente noi sappiamo di quali colori abbiamo bisogno, sia quelli che ci piacciono che quelli che non ci piacciono hanno un significato fortissimo per noi, e quando noi andiamo di pancia, come si dice, ci ascoltiamo, ci facciamo guidare da questo, il colore ci viene di aiuto e ci porta equilibrio e ci porta gioia, ci porta divertimento e vive insieme a noi. Non ci fatichiamo mai dai colori, si dice sempre non scelgo questo colore perché magari mi stanca, non è il colore che ci stanca, i colori non stancano mai, è che noi ci evolviamo e i colori si evolvono insieme a noi, e ben venga che ci stancano, perché vuol dire che abbiamo fatto un passo avanti, e in questo posto qui passi avanti si possono fare veramente tanti. Ci piace immaginare che sia a colori anche la notte qua in Fondazione Oasi. Torneremo a conoscere meglio altri momenti e altre iniziative organizzate dalla Fondazione, dal presidente Claudio Balestri e dal suo staff, e lo testimonieremo come abbiamo fatto questa sera con le telecamere di Rossini TV. Thank you.